non posso evitare di iniziare questo mio discorso dicendo che sono innocente, che non ho mai avuto rapporti o stipulato patti con il crimine organizzato, non ho mai partecipato ad organismi segreti né a logge massoniche, non ho mai svenduto il mio ruolo. Alla fine ha prevalso il sì, ma dal voto per l'arresto del senatore Antonio Caridi, coinvolto nell'inchiesta Mamma Santissima condotta dalla DDA Regina, l'aula del Senato è uscita lacerata. Forza Italia, NCD, UDC e ALA hanno votato compatti per respingere la richiesta, mentre un insolito asse PD, Movimento 5 Stelle, ha votato per il sì senza riserve. E in aula, tra colpevolisti e innocentisti, è scoppiata la bagarre. Il portavoce in Senato del Movimento 5 Stelle, Michele Giarrusso, ha parlato nel suo intervento di vicenda senza precedenti. Le fiamme gialle di Montegiordano hanno portato a termine una complessa indagine in materia di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro cosiddetto caporalato, che ha permesso di segnalare all'autorità giudiziaria 49 soggetti. Le indagini, avviate a seguito del controllo dei transiti sulla statale Ionica e poi delegate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno interessato il periodo intercorso da febbraio 2015 a maggio 2016. Sono 12 gli ospiti del centro di accoglienza per minori non accompagnati di Lamezia Terme Luna Rossa. Si tratta di una branca della comunità Progetto Sud, situata nel quartiere di Capizzaglie, uno dei quartieri a più alto tasso di criminalità. Eppure i ragazzi sono stati ben accolti, vivono in rione e giocano nelle squadre di calcio locali. Un grande evento di musica sacra sarà ospitato il prossimo 12 agosto a Paola nell'ambito delle celebrazioni del 600° anniversario della nascita di San Francesco. L'associazione musicale Orfeo Stillo, associazione storica calabrese che quest'anno ha compiuto 30 anni di attività.